bene il divieto di conduzione dei cani nelle aiuole, ma puniamo anche gli incivili che deturpano il decoro urbano in altro modo. Così alcuni cittadini hanno commentato i cartelli affissi dal comune per il corso Vittorio Emanuele. I possessori di cani che trasgrediscono le norme vanno sanzionati, ma gli abitué del corso chiedono lo stesso trattamento per chi danneggia le panchine, getta mozziconi e rifiuti dalle piante o butta a terra la mascherina anti-Covid, come in questo caso, nonostante la vicina presenza dei contenitori. Hanno fatto bene per il divieto, però il divieto ci dovrebbe stare pure per gli altri animali, quelli che camminano con due piedi, perché oltre a fare la cacca e la pipì ai cani, loro buttano e ti puoi fare un giro per le aiuole, fazzoletti sporchi, vedi chiazze di cibo a terra. Mi fa piacere che la mattina il sindaco, una cosa buona ha fatto, è quella di far pulire la piazza. Però il divieto oltre per gli animali ci dovrebbe stare anche per altri tipi di animali, quelle persone che sono gli incivili, soprattutto in questi giorni di festa, che dopo mangiato qualcosino, consumato qualche pranzo al volo, buttano le cose a terra. Per il resto sono d'accordo per il divieto, tanto è vero che io la mascherina, ti dico la verità, non mi serve perché essendo vecchietto non ha bisogno della museruola, però io porto sempre qualcosina per lui. Per il modo in cui se sporca qualcosa, l'unica cosa, prendo l'occasione, se ci fosse la possibilità di mettere qualche cestino in più per i rifiuti, per gli escrementi, perché almeno, non dico per il corso, ma anche per le vie secondarie ne vedo ancora pochi, e quindi se ci vengono messi divieti vorremmo almeno comunque la possibilità di poter tenere pulita la città con altri tipi di cestini che comunque ci permettono appunto di tenerla pulita. Io penso che hanno fatto bene, d'altro canto questo è il corso, queste aiuole che sono belline vanno riguardate, e chi c'ha il cane se ne deve fare carico nel senso valina, bustina. Per quanto riguarda gli incivili, perché per esempio vediamo mozziconi... Gli incivili poi qua non mancano mai, purtroppo. Siamo un popolo di incivili purtroppo, non è che questa è... Dove sta la civiltà? Quindi non solo i cani, dice lei, pure le persone meritano un cartello di divieto. Certo, non è la colpa dei cani, è la colpa dei padroni. Dei padroni.